Tommaso Labate, lo riconoscete, con noi anche alla 7. Buonasera Tommaso, giornalista, Corriere della Sera, autore di un libro che sta andando veramente molto forte, I Rassegnati, l'irresistibile inerzia dei quarantenni, per Rizzoli, ora ne parleremo. Con noi anche Nando Pagnoncelli, buonasera Nando. Buonasera. Ci aiuterà a parlare della classe dirigente italiana, dei quarantenni, ma abbiamo anche le domande del sondaggio. Cosa abbiamo domandato oggi? Abbiamo chiesto innanzitutto come prevedono che finirà lo scontro tra il nostro governo, i mercati finanziari e l'Europa. E qui vediamo col cartello 1 che le opinioni si dividono, perché il 42% degli italiani ritiene che ci rimetteranno i cittadini, mentre il 40% ritiene al contrario che i cittadini ci guadagneranno da questo scontro. Poi abbiamo chiesto come prevedono, se c'è il timore che il prolungarsi dello spread elevato possa in qualche modo causare una perdita per i risparmi dei cittadini. Lo vediamo col cartello 2, il 52% è abbastanza tranquillo, rassicurato, non teme che i propri risparmi possano peggiorare, e il 33% al contrario esprime una preoccupazione. E poi da ultimo abbiamo chiesto se c'è il timore che il governo Conte possa introdurre un'imposta patrimoniale, lo vediamo con il cartello numero 3, e anche qui i cittadini sembrano piuttosto rassicurati, 69% non pensa che ci sarà una tassa patrimoniale, mentre il 16% è di questo avviso. Allora, entriamo, parlando del libro, entriamo di prepotenza nel dibattito politico in questi giorni. Intanto un giudizio su questi sondaggi. Ci credono tanto. Questo per altri governanti ha significato poi un crollo repentino, Tommaso. Ci credono, Giovanni, perché sono stati circostanziati nelle promesse. È come un po' come una televendita. Quando tu senti da quello che fa la televendita che c'hai la mountain bike col cambio a 18 marce, che sale sulla montagna con le ruote, così tendi a credere. Perché è preciso. Poi ovviamente attenzione, perché quando la bicicletta arriverà a casa tu te la guarderai se c'ha 18 marce, se c'è il cambio. Quindi il reddito di cittadinanza, come dire, piace a tutti perché è circostanziata. Quando arriverà a casa guarderanno se è 780 euro, quanti ne mancano per arrivare a 780, perché è di se meno. Se c'è la fregatura. Esatto. E così Nando? Sì, abbastanza così, nel senso che tutto sommato tutta una serie di promesse circostanziate alimentano queste aspettative. Poi ovviamente si tratterà di capire se c'è una differenza tra le aspettative suscitate e i risultati ottenuti. Esatto. Chi sono i rassegnati, Tommaso Labate? I rassegnati, Giovanni, sono siamo noi, siamo quelli che hanno 35, 40, 45 anni. Siamo l'unica generazione del dopoguerra che, invece che andare salendo, come si direbbe nel meridione, cioè che hanno un'adolescenza migliore dell'infanzia, l'università migliore dell'adolescenza, che poi sono destinati, come dire, a fare figli, ad essere felici, sono andati regredendo. È l'unica, la prima volta che succede la Seconda Guerra Mondiale, perché i nostri nonni, i nostri genitori e anche i nostri figli vivranno delle condizioni da quarantenni migliori di come l'avevano avuti da bambini. Noi come se il meglio l'avessimo lasciato alle spalle, perché viviamo tra un lavoro precario, le fatture non pagate, e i contratti che non si rinnovano. Viviamo in una situazione di perenne incertezza, come se tutte le nostre certezze si chiamino esse sistema sanitario nazionale, oppure pensione sicura, oppure famiglia, si siano sgretolate una dopo l'altra, e siamo praticamente, diciamo, sull'orlo della rassegnazione, proprio perché non abbiamo fondamentalmente chi pensa a noi. Una generazione che si era formata su un modello che si è dissolto, si sta dissolvendo in qualche modo. Questo sul paese come riverbera? Beh, riverbera è un macigno pesantissimo. Guarda, io penso a quelli che hanno un po' la mia età e faccio l'esempio mio. Io quando sono nato mia nonna materna aveva 44 anni, cioè era praticamente destinata a 44 anni al mestiere più bello del nonno, che è una specie di genitore in Erasmus, cioè è il genitore che si gode appieno il bambino senza averne, diciamo, il peso in sé. Penso adesso a mia mamma, che ne ha di anni, ne ha 65, ed ancora per me, un po' di meno per me a dire verità, ma per i miei fratelli, ha ancora l'ansia del genitore. E fare il genitore, secondo me, è il lavoro più bello del mondo quando è in età. Essere in pensiero per i tuoi figli quando hai 65 anni è usurante. C'è qualcosa che non va. Per descrivere questa generazione, torni al 23 giugno del 94 alle 21.50. Cosa succedeva? Sì, succede una cosa che, detta così, gli italiani non se la ricordano, però l'avete vista tutti. In quel momento di cui ha parlato Giovanni adesso, eravamo tutti davanti alla televisione, l'Italia giocava contro la Norvegia, eravamo tutti però
Roberto Baggio, perché Roberto Baggio è uno juventino un po' tipico, l'unico juventino che piaceva anche ai non juventini. Eravamo noi, Roberto. Era un campione unico. Esattamente, un grande campione. Roberto Baggio eravamo noi, eravamo la generazione più formata, quelli che hanno imparato, come dire, l'inglese da bambini, il personal computer, che sembravamo destinati, diciamo, a tutt'altre cose. Ecco, Baggio, nel momento in cui serviva di più alla nazionale, cioè quando il portiere è stato espulso e quindi bisognava che Sacchi cercasse qualcuno da far entrare al posto del secondo portiere, sacrifica proprio Baggio e vince la partita. Questa è una metafora di come è andata a finire. Noi siamo quelli che avevamo addosso le aspettative migliori del mondo. Ricordo quando nacquero i corsi universitari, questi del 3+2, si moltiplicarono talmente le competenze e le promesse, diciamo, come quelle di prima, management della moda, management dello sport, e ciascuno dei nostri genitori, poverini, era in spiaggia convinto di avere il futuro pargolo protagonista del calciomercato o della moda. Non è andata così, è stata proprio una gigantesca, diciamo, presa in giro, e è stata un po' colpa loro, fra virgolette, e un po' colpa nostra, nel libro spiego anche. Andiamo alle colpe dei quarantenni, più che alle colpe, alle responsabilità, sì, perché certo. Ora i quarantenni governano. Guarda, sì, i quarantenni governano. Io sento spesso, l'ho intervistato spesso, l'ho sentito spesso nelle televisioni, fateci caso. Matteo Salvini, che è un quarantenne vero, che governa, eccetera, è come se non avesse la responsabilità della sua generazione sulle spalle. Se voi os ascoltate l'eloquio salviniano per ogni volta che lui nomina la parola precario, cioè almeno 20 volte che nomina la parola nonnina o nonnino, che sia la nonnina giustamente, merito anche di Salvini, che ha riavuto la casa che gli era stata, diciamo, sequestrata dopo il terremoto, cioè, la retorica fondata sulla nonnina funziona perché? Perché, diciamo, la nostra generazione è quella che ci siamo sulle scatole l'uno con l'altro, perché pensiamo sempre che l'altro sia lì per fregarci il posto immeritatamente. La nonnina invece è più funzionale, perché la nonnina piace a me, che ne sono, diciamo, l'onorato nipotino, e piace alle altre nonnine. La retorica del giovane funziona meno. Quindi tanto Salvini quanto Renzi, secondo me, non hanno fatto tanto, come dire, l'interesse della loro generazione stanno al governo. Allora, Nando Pagnoncelli, parliamo di questi governanti e poi parleremo di quello che l'Abate chiama l'effetto Renzi. Allora, parliamo di questi. Salvini, Di Maio sono dei quarantenni. Esiste un feeling con il paese basato sull'età? È un feeling forse più che basato sull'età, è basato sulle proposte o le promesse di governo. Mi ha colpito molto una ricerca che abbiamo presentato proprio oggi, in previsione della giornata mondiale del risparmio che è domani, da cui si evince che c'è un ottimismo crescente ma molto significativo tra le persone tra 18 e 30 anni. È come se sostanzialmente si sentissero oggetto di attenzione da parte di questo governo e ancora una volta l'aspettativa che la loro condizione possa migliorare. Quindi non è tanto la generazione di chi ha il governo, ma il fatto che l'esecutivo metta al centro una categoria che è considerata una categoria dimenticata. Cos'è l'effetto Renzi? L'effetto Renzi è l'effetto, diciamo, di uno, è l'uno su mille ce la fa di Gianni Morandi, solo che arrivato alla fine della salita riesce, diciamo, un po' come il conte Mascetti di Amici miei, a dilapidare il suo patrimonio suo e quello della moglie, il conte Mascetti. Quello di Renzi era un patrimonio, come dire, politico. Anche Renzi non ha rappresentato la sua generazione, nel senso che ha portato pezzi della sua generazione, ma molto ristretti, tant'è li chiamavano proprio giglio magico, quindi certo. Hanno il diametro di un giglio, quindi piccolissimo, facciamo proprio una distinzione proprio floreale, non voglio entrare nel merito, però ha rappresentato soltanto praticamente se stesso e il fatto che comunque la volatilità del suo consenso acquisito presso questa generazione gli è stata praticamente richiesta indietro e mai più verrà, secondo me, restituita a lui in persona. Pagnoncelli, ti torna questo effetto Renzi? Sì, abbastanza così. Aggiungerei però un elemento che non è da trascurare. La generazione matura e anziana è nettamente più numerosa della generazione giovane. La politica vive di consenso e rivolgerà le proprie attenzioni prevalentemente alle persone adulte, mature e anziane, e lì cercherà di rispondere alle loro domande. Talora le loro domande sono antitetiche rispetto a quelle dei giovani. Torniamo a Lega e 5 Stelle. E tu scrivi, per la prima volta non sono i cittadini a identificarsi nei politici, ma i politici negli elettori. Che significa? È esattamente così. Una volta, come dire, i politici avevano uno stesso modo, diciamo, anche di vestirsi. Cioè, nel senso, tu vedevi Andreotti, Berlinguer o Almirante e all'interno, diciamo, di un'iniziativa pubblica in Parlamento erano pressoché indistinguibili se non ne conoscevi, diciamo, la storia e il pensiero. Quindi ciascuno, complici anche le idee, tendeva a immedesimarsi a voler essere come loro. Adesso la politica è scesa talmente tanto
a livello della gente comune, da aver finito per immedesimarsi con la gente comune, quindi chiedere le stesse cose della gente comune, quindi a non voler essere praticamente imitato. Questo, Giovanni, secondo me comporterà il fatto che, come si sempre dice, se saltano questi l'alternativa chi è? L'alternativa è chiunque, perché se la politica è diventata la gente, l'alternativa è chiunque. C'è un tratto generazionale, la Pantera. Cos'era il movimento della Pantera? Il movimento della Pantera è un movimento nato teoricamente a pochi chilometri da qui, perché una pantera scappò, non si sa se da un circo o da una villa, e terrorizzò praticamente fine tutta Roma. Fine anni 80, proprio mentre gli stati dell'oltre cortina di ferro cedevano uno dopo l'altro, c'era stato Ceausescu, eccetera, diventa praticamente il simbolo, questa pantera che scappa per Roma e che finirà nel nulla, diventa il simbolo di questa protesta degli studenti contro una riforma universitaria che era la legge Ruberti. Non conta quale riforma fosse. Conta però che si sono trovati dalla stessa parte studenti, insegnanti, l'allora Presidente della Repubblica Cossiga, i partiti di maggioranza, di opposizione, che praticamente finirono per solidarizzare con gli studenti. Ecco, quando all'interno di un conflitto si sta tutti da una stessa parte, vuol dire che non è un vero conflitto e che quindi non produce risultati. Gli stessi studenti che lottarono contro la riforma con quei professori universitari, gli studenti non sa che fine abbiano fatto. I professori universitari di allora, sapete dove sono? Sempre dove erano loro. Sono sempre loro. Tu dici, finiscono le lotte collettive e ci si ritrova soli, ognuno a condurre la propria battaglia. Sì, ognuno a condurre la propria battaglia. Quando eravamo bambini noi ritagliavamo i coupon, si chiamavano all'epoca, del WWF, e con i nostri genitori facevamo la spedizione, stava tipo col contrassegno, sì. Ti riportavano invece l'adesivetto del panda, con cui tu, diciamo, collaboravi al fatto che non si estinguesse nessun animale che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai visto dal vivo. Questo valeva per le grandi battaglie ambientali, il sboscamento della foresta amazzonica, il buco nell'ozono, ci interessavano cose molto lontane da noi ed era bellissimo. Adesso l'orizzonte nostro si è talmente ristretto che il massimo problema ambientale che noi riusciamo ad avere è la spazzatura sotto casa. Giustissimo, lecito e legittimo averla, però con l'orizzonte è un po' ristretto. Possono cambiare le cose, Pagnoncelli, o una trasformazione senza ritorno? Ma è un cambiamento profondo che ha caratterizzato il nostro paese e quindi da un lato abbiamo una simmetria tra la dimensione individuale e l'appartenenza larga. Sappiamo che la prima prevale nettamente sulla seconda, però attenzione perché in realtà coesistono aspetti talora in contraddizione tra di loro. Questo è il paese dove è vero che l'ambiente e la spazzatura sotto casa, a differenza di quello che avviene a livello europeo, dove si pensa di più ai temi grandi, quindi sul riscaldamento del clima e così via, però è anche il paese dove ci sono 5 milioni e mezzo di volontari, ci sono un italiano su due che fa una donazione per un ente benefico. Cioè coesistono forme diverse, un po' su misura, di partecipazione popolare. Bisogna è decidere un po' rispetto al passato a quale forma guardare. Tommaso Labbati, rassegnati, l'irresistibile inerzia e quarantena. Grazie.